Ed eccoci qua, siamo in un nuovo video che fa parte della serie di video semplici strategie vincenti. Oggi vedremo che cosa, caro mio? Vedremo una strategia di trading di tipo intraday, quindi a breve termine, basata sulle divergenze. Se non sai cosa sono le divergenze, lo scoprirai proprio quest'oggi in questo video. Rispetto alle strategie precedenti, è una strategia meno semplice da mettere in pratica, però non super complessa, sicuramente più difficile da applicare, ma attenzione, è la più potente in assoluto rispetto alle precedenti. Ciò significa che se saprai metterla in pratica con le giuste regole in maniera precisa, ti permetterà un eccellente win ratio ed un ottimo risk reward. Quindi un eccellente win ratio significa un maggiore numero di trade che vanno a segno, che hanno un risultato vincente, e risk reward, quindi ogni trade ti permetterà di avere un profitto maggiore rispetto alla potenziale perdita. Se non mi conosci, io sono Giuseppe Polito, sono un trader, un analista, un formatore, sono il vincitore del premio Rankia 2023 come miglior analista di trading. Come ogni mese rilascio gratuitamente una strategia come questa, poi se vorrai potrai vedere gli approfondimenti di queste stesse strategie nei relativi video extra che potrai vedere abbonandoti al mio canale nella sezione premium, così anche per quella che vedremo oggi nel video di base hai già tutte le informazioni per poterlo usare, ma con i video extra che trovi in questa sezione per abbonati potrai scoprire, diciamo, i trucchi del mestiere, tutte le dritte per renderla davvero efficace ed ottenere il meglio sfruttandola, diciamo, in maniera professionale. Attenzione, non diventerai ricco con questa strategia, perché ovviamente è solida, ma come le precedenti soggetta alla varianza negativa, quindi a periodi di drawdown. Sì, potrei essere profittevole, non quanto ovviamente con il mio metodo principale, che è il metodo di trading oggettivo, quello che offro ai miei allievi, che è un metodo ad alto rendimento che utilizzo giornalmente per fare profitto. Vuoi vedere il video pubblicato a gennaio dove ho mostrato tutti i miei profitti del 2023 con questo metodo di trading oggettivo, che è stato un profitto di 98.500 euro. Esso, diciamo, è molto più potente rispetto a questa strategia che trovi qui su YouTube, perché è basato sulle prese di liquidità fatte dagli istituzionali. Se vuoi scoprire questo metodo di trading oggettivo, ho preparato un mini corso di 3 lezioni gratuite che puoi vedere già cliccando nel link che trovi in descrizione, tutte e 3 completamente gratuite. Alla fine di questo video, caro mio, cosa faremo? Andremo a vedere come sempre il mio conto reale, quindi tutte le operazioni di queste ultime settimane, le stesse operazioni che invio in anticipo come segnale ai miei allievi sul canale Telegram, che poi andiamo a vedere poi in diretta durante i miei webinar mattutini. Adesso ti chiedo di mettere un like, distruggi quel tasto like che vedi sotto questo video, iscriviti al canale, così mi permetterai di continuare a fare video come questo. Fallo adesso, proprio durante la sigla. Quindi questa strategia, come già detto, si basa sulle divergenze. Che cos'è una divergenza? È quando un indicatore, come per esempio l'RSI oppure lo stocastico, che fino a poco tempo prima si erano comportati rispecchiando esattamente quello che era il movimento del prezzo, ad un tratto invece cominciano a comportarsi in maniera diversa. Quindi si crea una divergenza fra quello che è il prezzo e invece l'indicatore. Facciamo un esempio. Per esempio il prezzo scende e l'indicatore scende contestualmente. Poi a un determinato momento il prezzo sembra voler continuare a scendere, mentre l'indicatore invece mostra segnali di risalita. Quindi c'è qualcosa che ci sta dicendo che qualcosa sta cambiando. La divergenza tradizionalmente nel trading è proprio quando si vedono minimi, per esempio, che sono decrescenti, quindi minimi che sono sempre più bassi, mentre l'indicatore ad un tratto invece comincia a farci vedere minimi che sono più alti, che cominciano a salire. Ovviamente anche viceversa, cioè al contrario, con i massimi. La strategia che vedremo quest'oggi è basata sulla divergenza dell'indicatore HARSI, HARSI. Ti ricorderai il video sulla strategia di scalping che ho fatto a giugno 2023, che era basato proprio sull'utilizzo di questo indicatore HARSI, che è formato al suo interno dall'Eikenashi e l'RSI, quindi la combinazione di due indicatori. Pertanto useremo gli stessi segnali di quella strategia e dovremo trovare due segnali, uno di seguito all'altro, di quella strategia, che sono devono creare tra di loro una divergenza. Se poi aggiungiamo la presenza
di questi segnali proprio a ridosso di un livello di supporto resistenza, la strategia diventa davvero potente e vedremo appunto come farla diventare potente grazie ai supporti resistenza. Per prima cosa vedremo sinteticamente come si creava il segnale di quella strategia di scalping. Se vuoi approfondirla ovviamente puoi andare nel relativo video che trovi cliccando sulla scheda qui in alto sulla destra. Poi dopo aver visto come si crea il segnale vedremo come identificare la divergenza fra due di questi segnali quando sono molto vicini tra loro, che ci darà praticamente il via libera per fare la nostra operazione a mercato. Nei video extra, caro mio, se vorrai abbonarti, invece cosa troverai? Troverai come ottimizzare un'entrata precisa, due qual è il miglior asset sul quale poter usare queste strategie, poi vedremo quale time frame usare, come identificare un supporto resistenza e metterlo in maniera corretta, e l'ultimo vedremo quali sono i consigli indispensabili per renderla davvero potente. Queste sono informazioni che mi sono costate tanto tempo ed energia, caro mio, quindi ritengo normale dargli un valore economico al tempo che ho speso per ottenerle, ed è per questo che le inserisco nell'area dei video a pagamento. Ricorda che puoi abbonarti con sole 29 euro al mese e ottenere non solo i video di questa strategia ma anche quelle, diciamo, i video extra di tutte le strategie precedenti. Quindi partiamo facendo cosa? Partiamo andando a guardare qual è l'indicatore ASSI, lo guarderemo qui in condivisione schermo, come trovarlo su TradingView, quindi tutte le condizioni necessarie, poi andremo a vedere come, diciamo, trovare due segnali di quello che spiegherò per identificare la divergenza. Quindi queste le quattro condizioni che ci devono essere contestualmente per poter fare l'apertura con la strategia di scalping che avevamo visto prima. Quindi noi dovremo trovare due segnali simili, adesso lo vedremo. Prima condizione, l'Eikenashi, quindi la candela Eikenashi deve chiudere all'interno della zona verde o della zona rossa. Ovviamente noi abbiamo una zona superiore verde e una zona superiore rossa. L'Eikenashi deve chiudere almeno con una candela in quella verde per fare un trade short oppure in quella rossa per fare un trade long. Poi l'RSI contestualmente, quindi tutto contemporaneamente, deve essere superiore all'80 se vogliamo fare un trade sell. Quindi quando è dentro la zona verde con l'Eikenashi, contestualmente l'RSI deve essere superiore a 80 per fare un trade sell. Stessa cosa quando vediamo l'Eikenashi, la candela Eikenashi dentro la zona rossa, anche l'RSI deve essere, diciamo, sotto il 20. Infatti qui ho fatto un errore, devo scrivere inferiore a 20 per fare un trade tipo long. Poi dopo queste due condizioni, per poter entrare, noi dobbiamo vedere che il colore dell'Eikenashi deve cambiare. Nel caso ovviamente di un trade verso il basso, è quando noi siamo nella zona verde e l'RSI è superiore a 80, in quel caso l'Eikenashi sarebbe stato di colore verde le candele quando entrano, dobbiamo vedere il cambio di colore, quindi che diventa rossa. Al contrario, se invece eravamo nella zona rossa con un RSI inferiore a 20, quindi vogliamo fare un trade in direzione long, l'Eikenashi deve cambiare da rosso, dobbiamo trovare invece una candela che cambia di colore e diventa verde. Nello stesso momento dobbiamo anche trovare come condizione il cambio di tendenza dell'RSI, quindi l'RSI che nel primo caso del trade sell, quando siamo verso l'alto, dobbiamo vedere che comincia a scendere o viceversa per salire. Andiamo a vedere un esempio. Allora, siamo su TradingView, andiamo a inserire l'indicatore, vediamo questo primo questa prima parte di riconoscimento. Quindi clicchiamo su questo tasto indicatore, andiamo a scrivere il nostro indicatore che io già l'ho messo tra i preferiti come vedi qui, ma basta che tu scrivi HARSI, troverai la lista completa, è questo qui, J. Rogers, in questo momento sono 4567 download, lo andiamo ad inserire, come vedi spunta nella parte bassa del grafico e come puoi vedere c'è le candele, sono l'Eikenashi, mentre questa linea che sale e scende è l'indicatore RSI. Ora, come abbiamo detto prima, la prima condizione è che le candele devono chiudersi o all'interno della zona rossa o all'interno della zona verde. Poco fa ho fatto un errore, parlavo di zona verde nella parte alta e zona rossa nella parte bassa, come vedi invece l'indicatore è al contrario, quindi quando le candele e Eikenashi chiudono come vedi qui in questa zona, nella zona rossa, per fare un trade in direzione short, poi contestualmente abbiamo l'RSI che chiude oltre l'80,
Qual è il segnale? Il segnale lo troviamo esattamente in questa candela. Quando abbiamo, come vedi, una candela che da verde passa a rosso, e contestualmente anche qui abbiamo l'Ekenashi che sta cambiando direzione verso il basso. In questo caso abbiamo un segnale di entrata per la nostra strategia di tipo scalping, quindi noi saremmo entrati esattamente alla chiusura di questa candela rossa. Prendiamo ora adesso quest'altro esempio, sempre in direzione long, quindi candele verdi che chiudono nella zona rossa, l'RSI che è oltre l'80. Dove entriamo? Entriamo quando in questa candelina rossa c'è già questo cambio di colore, abbiamo l'RSI che inizia a diminuire e quindi a andare verso il basso. In questo caso noi entriamo short. Adesso andiamo a vedere quali sono invece le condizioni della nostra strategia, quindi la presenza di due segnali uno vicino all'altro. Quindi dobbiamo trovare due segnali di quelli che abbiamo visto, uno di fianco all'altro. Il segnale successivo deve essere, diciamo, deve distare dal suo precedente una decina di candele al massimo. Ho scritto qui in questo caso circa, vuol dire se sono 11 o 12 è il segnale, come vedremo comunque sono due bei segnali e quindi ci sono la condizione comunque interessante, comunque non saremo fiscali. Il secondo segnale deve essere come il precedente, ma non è importante che l'Ekenashi chiuda all'interno nuovamente di quella zona rossa o verde, ma solo l'RSI, quindi è l'RSI che deve, tra virgolette, stare nella zona verde o nella zona rossa dove prima l'Ekenashi doveva stare. Quindi diciamo in questa seconda condizione l'Ekenashi perde di valore e andremo a guardare soltanto l'RSI, che non per forza deve superare l'80 o il 20, ma basta che sia dentro la zona rossa, dentro la zona verde. Adesso andiamo a vedere un esempio pratico. Poi dobbiamo vedere la divergenza, e cioè il movimento del prezzo deve creare un massimo superiore al precedente se vogliamo fare un trade short, o dobbiamo vedere un minimo inferiore al precedente se vogliamo fare un trade long, quindi che il prezzo continui a creare massimi crescenti oppure minimi crescenti, quindi vuole dimostrare come se volesse continuare il suo movimento, il suo trend originario. Al contrario invece però l'indicatore diciamo ARSI, ma più che altro l'RSI come abbiamo detto prima, deve creare diciamo un massimo inferiore al precedente. In questo caso qua era superiore, qua inferiore, quindi noi vediamo che il prezzo crea massimi crescenti ma l'RSI sta iniziando a perdere diciamo vigore e ci sta facendo un massimo inferiore. Al contrario la divergenza, quando stiamo parlando di fare un trade diciamo che deve rimbalzare verso l'alto, quindi che crea nel prezzo crea minimi inferiori ma nell'RSI deve creare minimi superiori, quindi ci deve essere questa differenza. Poi l'ultima condizione è che il prezzo si deve trovare in un supporto resistenza. Ovviamente il discorso del supporto resistenza è qualcosa che se c'è aumenta di gran lunga la forza del cambio e quindi il nostro win ratio, la riuscita diventa davvero una strategia potente. Potremmo anche lavorare senza, per quale motivo? Perché come vedremo magari ci sono non sempre tanti segnali e andare a trovare quel segnale proprio a ridosso di un supporto resistenza non è sempre facile, quindi se noi vogliamo fare pochi trade va bene, allora andremo a lavorare sui supporti resistenze, ma se invece vogliamo diciamo, lavorare anche sulla quantità, è ovvio che ci toccherà non tenere in considerazione i supporti resistenza. Andiamo a vedere adesso quello che abbiamo appena visto, quindi andiamo a prendere i grafici. Eccoci qua un esempio diciamo molto palese, ad occhio si vede che qua praticamente il nostro indicatore ha creato diciamo dei massimi decrescenti, quando invece il prezzo ha creato dei massimi crescenti, quindi è proprio questa la divergenza che diciamo la vediamo già a occhio. Cioè vedi qua abbiamo una direzione che ormai è diventata verso il basso mentre qui è verso l'alto, significa che il prezzo sembra voler salire nella sua dimostrazione, ma l'indicatore ci dice qualcosa sta cambiando. Quindi che cosa succede? Abbiamo qua abbiamo le condizioni del primo segnale.
con il suo relativo massimo. Quando vediamo la creazione di un nuovo massimo, primo segnale che nella strategia ARSI ovviamente ci avrebbe portato in stop loss, perché come vedi poi il prezzo ha continuato qui a salire. Quando noi vediamo che risale, in questo caso controlliamo che l'RSI invece crea un massimo inferiore, quindi non riesce a spingersi. In questo caso basta che questo RSI era all'interno di cosa? Di questa zona rossa, che già ci dava il via per poter entrare. Quindi il primo segnale deve essere così come la strategia ARSI diceva, quella della strategia precedente. Qui basta soltanto che noi vediamo un massimo superiore al precedente e che l'RSI è andato oltre, diciamo, la zona rossa. Ok, quindi qua c'è un segnale. Dove entriamo? Entriamo esattamente in questa candela rossa che vede cambio delle Kenashi, direzione adesso verso il basso dell'RSI, quindi entriamo proprio in questa candela che, come vedi, poi diciamo ci avrebbe portato giù verso il basso. Per quanto riguarda stop loss e take profit, già come detto in precedenza, noi andremo a mettere lo stop loss qui sopra. Per quanto riguarda il take profit, lo andremo a vedere invece all'interno del video extra che tipo di risk management andare a fare. Andiamo a guardare qualche altro esempio. In quest'altro esempio, come vedi, il primo segnale è qui. Abbiamo le Kenashi che chiude nella zona verde, l'RSI che è andato sotto il 20 e ovviamente in questo trade, se fossimo entrato dove? In questa candela verde con il cambio dell'RSI, cioè qui, ci avrebbe portato in stop. Ma se avessimo riprovato con questa strategia divergenza, come puoi notare qua si è creato un minimo decrescente, ok? Quindi il prezzo sembrava dimostrare di voler continuare a scendere, quando invece abbiamo una divergenza, ok? Quindi l'RSI in questo caso, come vedi, ha fatto una piccola salitina. Noi saremmo entrati dove? Al cambio, esattamente in questa candela, cioè quando vediamo che c'è il cambio delle Kenashi e l'RSI comincia a cambiare di direzione, noi saremmo entrati qui in questa candela verde. Partendo da qui, come puoi notare, il prezzo poi sarebbe andato verso l'alto e noi avremmo messo lo stop loss sotto. Quindi diciamo, se l'avessimo messo esattamente strettissimo, probabilmente ci avrebbe anche potuto beccare, anche se in questo caso secondo me non l'avrebbe fatto, perché noi non lo mettiamo esattamente strettissimo. In questo esempio diciamo che c'è una divergenza che è abbastanza chiara, cioè i massimi che continuano a salire, invece diciamo il nostro indicatore sembra voler scendere, però c'è un difetto, cioè come vedi il primo segnale non sarebbe stato valido. Per quale motivo? Perché questa candela verde non chiude all'interno della zona rossa. Però devo dire la verità, io almeno nel mio caso personale l'avrei fatto. Perché? Perché è abbastanza evidente, pur non avendo questa condizione, l'RSI è salito ben oltre l'80. Poi ha creato un massimo superiore al precedente e quindi qua abbiamo una bella e propria divergenza. Vederlo così, comunque è ovvio che noi facciamo una strategia che ha delle regole precise, ma se la bontà del trade comunque ci invita ad entrare, in questo caso noi avremmo fatto un trade dove al cambio di colore delle Kenashi, cambio contestuale dell'RSI, saremmo entrati esattamente in questa candela rossa che, come vedi, poi ci avrebbe portato in profitto. Ovviamente spero che sia chiara, quindi bisogna essere tra virgolette anche spesso elastici, perché non sempre riusciremo a ottenere le migliori tutte le condizioni precise. Considera che sono dei segnali davvero potenti, che non è sempre facile trovarli magari minuto per minuto, cioè magari li potremo trovare in un asset soltanto uno al giorno, dipende poi dal time frame in quale andremo a lavorare. Quindi il mio consiglio qual è?
Il mio consiglio è cercare di sfruttare questa strategia su diversi asset, su molti asset contestualmente. Quindi quando trovi diciamo un segnale, già puoi metterlo nella tua watchlist, farti una tua watchlist giornaliera di quei potenziali segnali su diversi asset. In questa maniera potrai fare più operazioni sfruttando poi quello che è la presenza e il supporto resistenza. In questo caso, per avere una maggiore potenza e poter sfruttare un trade di alto livello, noi avremmo dovuto vedere un supporto resistenza più o meno qui, quindi i due segnali vanno a diciamo toccare, comunque sono a ridosso proprio del nostro livello di supporto resistenza. Nell'esempio precedente, il nostro supporto resistenza. Quindi spero che sia chiara. Se hai intenzione di sfruttarla perché ti piace, perché sicuramente scoprirai essere davvero tosta, essere davvero solida, potrai andare a vedere maggiori dettagli nel video extra. Adesso cosa facciamo? Andiamo a vedere la mia MetaTrader, il mio conto reale, con tutte le operazioni di queste ultime settimane. Ed eccoci qua, siamo sulla mia MetaTrader, siamo a mercato live, lo si vede qui dai prezzi che vanno cambiando in tempo reale. Vado a selezionare come sempre la scritta Live 2, che dimostra che si tratta di un conto reale, quindi massima trasparenza nei risultati. E qui su posizione aperta non c'è nessuna operazione al momento in corso. E come sempre con questo pennarello in blu vado a nascondere quelli che sono i miei capitali, sia per un discorso di privacy, ma anche perché evitiamo, come è già successo, che venga contestualizzato il mio money management rispetto a quelli che sono i miei capitali. Andiamo su qui sotto su storico operazioni, possiamo andare a cancellare il pennarello blu di Epic Pen, andiamo a fare il report di febbraio, dove eravamo rimasti con l'ultimo video. Quindi andiamo a selezionare prima di tutto l'1 febbraio e come fine il 1 di marzo, in maniera che mi venga incluso anche il 29 di febbraio. Clicchiamo su Key Report, che genera 6.529,18 euro di profitto fatto nei 29 giorni di febbraio. Questa è l'operazione del 29 febbraio, che ovviamente devo mettere 1 marzo per poterla visualizzare. E andiamo a fare velocemente un recap di tutte le operazioni svolte in questo mese, quindi meno 152. 61, meno 8,38, meno 803 e poi tutta questa sfilza di operazioni positive. 1050, 2271, 562, 43 euro, 898 euro, 268, 2838, 1184 e poi queste tre operazioni che sto selezionando, quindi 2838, 1184 e 1204, come vedi sono sempre sterlina yen, sono andato in mediazione, sono riuscito a recuperare la perdita e poi andare in profitto di 2800 euro. Stessa cosa ho fatto poi successivamente, come si vede qui, con australiano dollaro, che sono dovuto andare in mediazione per andare a recuperare. Comunque continuiamo con la nostra lista, meno 18, 3312 il silver, l'operazione migliore diciamo del mese, meno 6,53, meno 2340 che copre queste 2000 euro. Alla fine abbiamo le due operazioni, quella sul quale avevamo veramente investito tanto, e cioè il natural gas, che ci porta soltanto 2200 euro, che al netto di swap sono 1700 euro, operazione che in questo momento se avessimo lasciato aperta sarebbe stata in un profitto eccezionale, e l'ultimo il petrolio greggio, che mi ha procurato, almeno nel mio caso, una perdita di 2396 euro. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ti lascio con la mia raccomandazione che è sempre la stessa, quella di fare trading con la testa. Ci vediamo, ciao ciao!